Soffoco, ma non mi pento di nulla. Sono riuscito a uccidere tante di quelle persone. Molti credono che l'abbia fatto per soldi, ma ciò è falso. Godevo nel veder sciogliere la loro pelle e la loro carne nell'acido mentre si divincolavano. In precedenza usavo il gas e li osservavo soffocare, ma poi capì di provare più piacere nel vederli sciogliersi come un cubetto di ghiaccio. Agivo nel mio castello, il mio immenso castello, dove riuscì a uccidere fino a 200 persone. Non mi importava se erano maschi, femmine, adulti o bambini. Volevo vederli soffrire. Ma a quanto pare oggi tocca a me, Henry Howard Holmes. L'impiccagione è una vera tortura. Chissà se l'avessi testata sui miei pazienti. Più di 10 minuti di sofferenza. Io stesso mi reputo notevole come vittima. Vedo delle grandi mani e mi faccio prendere da un uomo 10 volte più alto di me. Sento la sua voce. È un maschietto, signora! Lo chiamerò Earl. Earl Nelson. La storia si ripete.